per i saluti, invito, allora lascio la parola a questo punto a Sanzio Patacchini, presidente dell'ACLI, delle ACLI provinciali di Viterbo, che a questo punto, sempre in linea con gli obiettivi del nostro convegno, porterà appunto il punto di vista delle ACLI provinciali. Allora, buongiorno a tutti, spero che mi sentiate bene e diciamo che la comunicazione sia adeguata. Allora, come appunto hanno detto i relatori, sono il presidente delle ACLI provinciali di Viterbo e diciamo, nel mio piccolo mi occupo anch'io un pochino di turismo, insegnando il corso tecnico economico, proprio discipline turistiche e aziendali. Ora, diciamo, in questa veste, non sono qui in questa veste, ma sono, diciamo, nelle vesti di presidente dell'ACLI di Viterbo. Ora, le ACLI di Viterbo sono, come tutte le associazioni provinciali, un'associazione, diciamo, storica sul territorio, ma quelle di Viterbo in particolare si stanno ormai occupando da tempo di valorizzazione del territorio della Tuscia e il turismo è sicuramente una forma di valorizzazione del territorio. Proprio in questi giorni stiamo aderendo a un progetto della Regione Lazio, diciamo sulla valorizzazione e il turismo dei piccoli borghi. E il turismo, non è un fenomeno, diciamo, statico, ma è sicuramente un fenomeno che sta, progredendo, che sta, diciamo, in qualche modo evolvendo sempre di più, perché differenze sono le motivazioni psicologiche. Io per varie ragioni ho potuto assistere solo stamattina al convegno, ma sicuramente saranno state attraversate tante, diciamo, aspetti e anche prima sentivo i commenti sulla Via Francigena, appunto la diversità, ma sono sempre pellegrini o sono più turisti. Quindi si sta sviluppando il mondo del turismo. E la diffusione quindi di nuove pratiche turistiche, l'emergere di nuovi turismi e anche l'affermarsi di nuove destinazioni fanno parte ormai di un processo evolutivo del turismo. Oggi ormai parliamo concretamente di turismo esperienziale, turismo di piccoli borghi, turismo lento, forme che fino a poco tempo fa, diciamo, o non conoscevamo o erano sicuramente poco praticate. Sono nate anche qui in provincia di Viterbo associazioni per rivalutare i piccoli borghi, il borgo fantasma, il borgo sospeso, il borgo, diciamo, di magico e così via. Cioè forme di rivalutazione di questi piccoli borghi che fino a poco tempo fa consideravamo poco più che ruderi o erano semplicemente caduti nel dimenticatoio. Il turismo, diciamo, che intendiamo portare avanti, chiaramente il turismo che vede protagonista comunque sia l'Italia, conoscere il territorio e avere una maggiore intesa con i luoghi, sempre più diciamo in sintonia con la cultura della mobilità. In questo contesto, cioè, si può inserire a pieno titolo il progetto che l'ACLI di Viterbo porta avanti ormai da tempo del turismo intergenerazionale, con la collaborazione appunto di fondamentale di Elena e del vicepresidente Renzo Salvatori, che parlerà dopo, e il turismo intergenerazionale, direi, una forma di turismo che le ACLI ormai appunto sperimentano da tempo e può essere sicuramente considerata una forma di turismo ormai affermata. E queste forme di turismo, come il turismo intergenerazionale, stanno portando avanti quel rapporto col territorio, quel raccontare il territorio, quindi quel passare dal semplice, diciamo, visione del territorio allo storytelling, cioè il raccontare un territorio. E chi meglio di un nonno, di un anziano, di una persona che sta sul posto può far vivere un territorio fino a farlo diventare vivo, cioè passare a quella seconda fase che è lo storytelling, cioè il vivere un territorio. Questo potrebbe sicuramente affascinare le giovani generazioni, facendo diventare parte attiva e protagonisti della narrazione stessa. Quindi, come dicevo prima, il vivere un territorio, il narrare un territorio. E tutto ciò, diciamo, porta a vivere un'esperienza indimenticabile.
oggi siamo sempre più abituati forse a pensare al turismo come un qualcosa di sensazionale, un vedere qualcosa di sensazionale. In effetti invece penso sempre di più alla veridicità della frase famosa di Marcel Proust: il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi. E il tema del viaggio è un tema che dello spostarsi, la mobilità ricorre continuamente. Sant'Agostino ci diceva che la stessa vita è un viaggio e chi non viaggia ne regge una sola pagina. Ora, per esempio, il gruppo Agri di Viterbo, nonni e nipoti, che porta avanti questa bellissima esperienza del turismo intergenerazionale, ha da poco concluso una settimana che si è svolta tra fine luglio e primi di agosto, proprio sulla visita dei luoghi di borghi della provincia di Viterbo, con la collaborazione appunto di Elena, ma con la collaborazione di anche figure professionali, dei volontari del servizio civile, come volontari diciamo del servizio civile, figure professionali, accompagnatori turistici e guide e così via, perché chiaramente non dobbiamo mai dimenticarci che il turismo è anche professionalità, non è soltanto il vedere o il visionare un territorio. È importante però capire che il turismo deve essere qualcosa di in qualche modo regolamentato. Ecco, le aree di Viterbo ritengo da tempo ormai sono orientate a una forma di turismo sostenibile, quindi un turismo rispettoso del territorio, lo valorizzi ma le rispetti, e la visione del luogo non deve appunto essere una, tra virgolette, perdonate l'espressione, una rapina al territorio, ma deve essere qualcosa che rispetta il territorio, fa crescere il territorio, collabora con le popolazioni diciamo del posto, ma porti fondamentalmente alla crescita dell'individuo. Il turismo in economia di studio dei beni primari e secondari ormai a mio avviso è entrato tra i beni quasi primari, perché la gestione del tempo libero è diventata qualcosa di primario. E il turismo appunto fa parte, e le aree appunto fanno parte di questo processo, di crescita e di benessere dell'individuo. Utilizzo del tempo libero, crescita dell'individuo e benessere dello stesso. Sono tre, diciamo, anelli, tre, diciamo, argomenti che si intrecciano tra di loro. Però bisogna stare attenti, il turismo a mio avviso è qualcosa che sta evolvendo e deve evolvere nel modo migliore. Bisogna tenere presente e rispettare in qualche modo tutte le forme di turismo, perché ognuna ha una motivazione dietro. C'è il turismo dei borghi minori, il turismo plein air, il turismo crocieristico, il turismo, ecco, prima dei cammini, abbiamo sentito l'esposizione sul cammino della Via Francigia, come c'è il turismo crocieristico. Ognuno ha motivazioni diverse, spinte diverse. Tutti possono coesistere tenendo fermi due punti, a mio avviso. Il benessere individuo, che non deve comunque andare a scapito di nessuno, e il rispetto dei luoghi, perché possono essere fruibili a tutti. L'epoca della pandemia ci ha insegnato che, in qualche modo, l'essere costretti a casa, il non poterci muovere dalla nostra casa, è stato per noi un grosso sacrificio, una grossa limitazione. Quindi il bisogno di turismo è, ritengo, appunto, come ho detto prima, un bisogno primario. Ecco, grazie a tutti. Io ho cercato di essere breve e telegrafico per non occupare troppo spazio, diciamo, agli operatori che ci sono dopo. Ecco, ringrazio gli organizzatori del convegno per averci dato modo, come altri di Viterbo, di portare il saluto per questa nostra piccola esperienza. E quindi lascio la parola poi a chi viene dopo di me. Grazie.